La prima azione partigiana è stata nel 21 dicembre del 43. Erano in sciopero le fabbriche tessili del Biellese. In particolare era in sciopero la filatura di Tollegno, che era il paese e la fabbrica che era la mamma del nostro distaccamento, che si chiamava Distaccamento Fratelli Bandiera. Allora le formazioni partigiane, che eravamo poi una ventina di uomini con neanche altrettanti moschetti, ma 91, eravamo stati richiesti di fare la protezione dello sciopero. Allora siamo andati a postarci al bivio di Tollegno per fare la nostra parte nello sciopero, insomma. Tutto quello che è venuto su da Biella in occasione dello sciopero sono state due automobili sulle quali c'erano dei tedeschi e dei carabinieri. Allora, noi dal bivio di Tollegno abbiamo sparato su queste due automobili, abbiamo ferito qualcuno, ammazzato nessuno, quelli sono saltati fuori dalle macchine e c'erano dei tedeschi e dei carabinieri. Allora, e c'erano dei feriti loro. Allora, i tedeschi feriti sono stati mandati all'ospedale a Biella e i carabinieri sono venuti con noi, quelli feriti sono stati mandati nelle cliniche che erano nella zona partigiana. E così è finito il primo scontro, la prima azione partigiana. Dopodiché i tedeschi sono arrivati, hanno fatto un rastrellamento e ci sono stati 21 fucilati in piazza Biella. Questo è stato il battesimo delle nostre formazioni partigiane.